2023, siamo nello stand della Casal Taulero, vini sempre alle altezze, il vostro slogan, con il presidente Domenico Bomba. La Casal Taulero è un marchio storico della nostra regione. Sì, Casal Taulero è un marchio storico, è stata la prima azienda a esportare negli Stati Uniti, quindi è un'azienda che ha una storia importante, ha dei marchi importanti. E quest'anno per il Vinitaly, che effettivamente è il Vinitaly della ripartenza, perché c'è movimento, si sta lavorando tanto, abbiamo deciso di dare anche una nuova veste allo stand e abbiamo belle novità, insomma. Belle novità, allora qui alcune sono già messe in questa bella vetrina. Presidente, si avvicini un po' a me. Quali sono le novità? Allora, abbiamo fatto un restyling di un nostro marchio importante, che è il Miravigna, un'etichetta studiata dal nostro ufficio interno, quindi anche questo è un vanto. Abbiamo il progetto Trabocco, che è un progetto con un parallelismo che facciamo con il Prosecco. La Regione Abruzzo ha deciso di dare questo nome collettivo allo spumante abruzzese, quindi lo spumante abruzzese identificato con il Trabocco sono DOC, spumanti DOC, rosé bianco. Poi ogni azienda ha il suo spumante. Noi abbiamo il Voilà, che abbiamo identificato con il Trabocco. E quindi ci fa immaginare anche questo retrogusto con la salsedine, con tante cose meravigliose. Ci sono anche previ di cui dobbiamo parlare. Sì. Stiamo lavorando partendo dal vigneto con un ristretto numero di ettari. Quindi con la struttura dove stiamo facendo forti investimenti stiamo avendo i giusti risultati. Quest'anno abbiamo l'orsetto oro pecorino premiato, il Duca Taulero Montepulciano premiato con una medaglia d'oro, quindi sono soddisfazioni per me ma per tutta la struttura Casal Taulero. Vogliamo parlare un po' dei mercati di Casal Taulero? Certo, allora Casal Taulero esporta in Italia innanzitutto, e siamo un mercato interno, facciamo solo Horeca, quindi ristorazione, e siamo in crescita. È un dato anche un po' in controtendenza, perché il mercato del vino quest'anno è un po' in crisi, però noi siamo in crescita facendo i dovuti scongiuri e stiamo lavorando bene. Sul mercato estero ci stiamo, anche su questo stiamo lavorando bene, negli Stati Uniti, dove da sempre, come ho detto prima, Casal Taulero ha esportato, stiamo mantenendo quello che facevamo, comunque le cose vanno bene, stiamo lavorando con molti paesi europei e questo ci fa ben sperare per il futuro. Stiamo lavorando, quest'anno cominceremo a lavorare anche con la Russia, anche in un momento in cui la Russia è, sappiamo tutti, c'è questo conflitto, questa cosa. Però stiamo lavorando, Germania, Belgio, Olanda, Russia, Inghilterra, quindi anche paesi dell'est. Questo Vinitaly all'insegna delle tante soddisfazioni e di tanti progetti futuri, un bel momento. Devo dire che per noi è un bel momento perché stiamo riscontrando dopo, ripeto, anni anche dove abbiamo dovuto investire, ma adesso il prodotto ci sta dando soddisfazione e stiamo vedendo che lo collochiamo bene sul mercato. Ludovica Crugnale, enologa della Casal Taulero, che cosa ci dice di questa azienda? Buongiorno a tutti, anche quest'anno è una grande emozione essere qui presenti al Vinitaly 2023. E siamo qui con lo stand della Casal Taulero, un'azienda storica presente sul territorio abruzzese, un'azienda che presenta vini provenienti da vitigni autoctoni come pecorino, passerina, cococciola, montepulciano. E quest'anno siamo molto lieti di presentare il pecorino Orsetto Oro, che ha vinto il premio. È un vino 100% che proviene 100% da uve pecorino e siamo veramente soddisfatti di questo vino.
E oltre all'orsetto abbiamo anche altri vini qui in vetrina. Sì, siamo molto lieti di presentarvi anche la linea nuova rosé, come il Miravigna rosé sia fermo che spumante, un Trabocco Abruzzo DOC rosé. È un vino che richiede anche la moda e quindi siamo lieti di presentare ad oggi. Casal Taulero è un'azienda presente sul mercato italiano e anche sul mercato Reca. È un'azienda molto attenta alla sostenibilità, siamo molto felici di questo, di aver raggiunto l'obiettivo.